All'inizio, per disegnare le mappe del territorio, per spostarsi a piedi o in macchina in città, servivano strumenti complessi e lunghe misurazioni. Oggi basta uno smartphone o un semplice collegamento ad internet. Questo grazie a OpenStreetMap, mappe create da semplici cittadini utilizzabili gratuitamente. E così abbiamo scoperto che il Trentino è una delle comunità più attive d'Italia. Micol Pieretti. Quando pensiamo a OpenStreetMap dobbiamo pensare a Wikipedia. Wikipedia è un'enciclopedia dove tutte le persone contribuiscono a creare un'enciclopedia che diventa un bene comune. OpenStreetMap è la stessa cosa, ma le persone contribuiscono a creare la mappa del mondo. Chiunque può dare il suo contributo inserendo un'informazione sul nome di una strada, oppure inserendo le localizzazioni di un albero o disegnando un'area che descrive un parcheggio piuttosto che una casa, metterlo in questo sistema e questo sistema poi diventa un bene comune. State al gioco e provate a pensare, vi cambierebbe la vita se nelle mappe che usate fosse segnalata ad esempio una fontanella di acqua potabile? Forse in un giorno piovoso come questo non vi farà gola altra acqua, ma col solleone di Ferragosto e dopo una mattinata di turismo, una fontanella salva la vita. Prodigi della tecnologia o, se preferite, tecnomagia, per cui nel mondo digitale contribuire a creare una mappa, magari aggiornando il nome di una strada o disegnando dove si trova la buca delle lettere, è spesso a portata di tutti. Basta uno smartphone che localizzi la nostra posizione e la voglia di raccontare il territorio. È così che nel 2004 dall'Inghilterra è partito OpenStreetMap, un progetto per creare una mappa del mondo col contributo di tutti e utilizzabile gratuitamente. Da oltremanica la rivoluzione della mappa libera ha contagiato rapidamente il Trentino. Alla Fondazione Bruno Kessler di Trento c'è un laboratorio che si occupa di beni comuni digitali come strumento di interazione fra comunità, pubblica amministrazione e aziende, e intanto la community trentina è tra le più attive d'Italia. In Trentino abbiamo circa 2.000 persone che hanno fatto almeno un contributo, ma che partecipano poi in maniera attiva, che quindi fanno più di un contributo, che si innamorano del progetto, ne prendono cura, fanno sì che questa mappa diventi sempre migliore, si arricchiscano i contenuti, sono circa 200 persone. La cosa interessante è che il progetto è nato proprio sulla base volontaria delle persone dei trentini, che hanno iniziato a disegnare, mentre in altri casi, in altre città, tipo ad esempio Friuli Venezia Giulia, la creazione della mappa è partita prima da donazione da parte della pubblica amministrazione. Diventare mapper, cioè una specie di cartografo 2.0, si può. Basta andare a spasso per la città, inserire dati mancanti col proprio smartphone, aggiornare le mappe esistenti attraverso foto aeree o informazioni che si hanno, ad esempio numeri civici o accessibilità di luoghi pubblici per le sedie a rotelle. Come per Wikipedia, tutti possono segnalare errori e contribuire a correggerli. Di mappe digitali ce ne sono milioni di milioni, basti pensare a quelle arcinote di Google. Cosa cambia quando la mappa è fatta dalla comunità? Usciamo dalla FBK, apriamo una delle tante app che usano OpenStreetMap e vediamo cosa succede. Siamo appena usciti, qua abbiamo la posizione della fontanella, la panchina e abbiamo le attività commerciali. In una mappa come quella di Google l'attività commerciale compare. È molto difficile trovare la fontanella oppure, come stiamo vedendo, il monumento, i cestini e tutte queste altre informazioni che possono tornare molto utili a un cicloturista. Le panchine, e le abbiamo tutte qua davanti a noi, mappate da tutte le persone che hanno partecipato a OpenStreetMap. Una piazza o una via nel tempo cambiano nome? Le mappe commerciali tendono a cancellare il vecchio, ma la comunità no, e allora si rimedia. C'è sempre una piazza che ha più di un nome. Trento c'è Piazza Cesare Battisti, che è le persone che chiamano Piazza Italia. In OpenStreetMap abbiamo aggiunto anche il nome con cui lo chiamano le persone. Il vecchio nome, il nome locale. È un arricchimento che viene dalla volontà delle persone che ci vivono. E quindi siamo diventati anche un esempio, perché spesso e volentieri fanno ma dobbiamo copiare da Trento, perché Trento ha una mappa molto più ricca che da altre parti. Trento è, oserei dire, che ha quasi la febbre di OpenStreetMap. E la febbre sarà altissima il prossimo mese. Dal 10 al 12 giugno a Castelbeseno ci sarà il primo evento italiano dedicato a mappe web e altri beni collettivi digitali, Porto Beseno 2016, per mapper esperti e aspiranti tali. Ed è interessante perché non verrà trattato soltanto dal punto di vista tecnico, ma trattato anche sul valore sociale di cosa vuol dire una mappa.